ci troviamo su Footwit, un sito che vi dà molte informazioni su FIFA. Sì, e perché non ve l'ho detto, ma io sono un grande appassionato di FIFA, anche se non sembra. E oggi proverei a portare un video un po' diverso dal solito, perché vedo che domani, mercoledì, dovrebbero uscire i toss della Serie A. Oggi proveremo infatti a farlo, quindi andiamo a selezionare la carta toss per Buffon, che si merita un bel 92 di overall. Scusatemi un attimo, mi interrompere, ho chiuso la porta. E quindi Buffon 92 Creeper Games, scriviamo qui per farvi vedere la carta, l'abbiamo creata noi. E quindi direi che ci andrebbe bene questa, però il rinvio già andrei a mettere sull'80. Poi qui la posizione, la reazione, che ci possiamo mettere? 86 per quello che so io, e poi la posizione 92. Sì, quindi abbiamo qui Gianluigi Buffon. Ma passiamo alla prossima. Prossima carta, Alexandro. Perché Alexandro? Perché comunque si è rivelato essere un terzino molto forte. Sì, della Juve, ma tu dici metti solo le carte della Juve. No, raga, è solo l'inizio. Qui, pur essendoci soltanto già due carte della Juve. Quindi, velocità, gliela alzerei a 94. Un bel tiro. Tiro, gli metterei un 78, vai. Passaggio, un 89. Dribbling, 90. Difesa, quello è un punto forte, 90. E di fisico, io lo alzerei di 2. Gli andiamo a mettere qui il rating, che secondo me sarà questo qui. Non offendetemi, non so di precisione, io sto registrando di martedì. Veramente sto registrando di martedì, pure se il video uscirà di giovedì. Questo, passiamo avanti. Prossima carta, ragazzi, è Koulibaly del Napoli. Perché Koulibaly del Napoli? Perché, raga, se non mettete Tots lui, che è stato uno dei miei, anzi, se non il miglior difensore della stagione, con lui non passi. Quindi si merita un 93 di overall. Di velocità si merita un 82. Di tiro io lo avanzerei a 56. Passaggio, il suo punto forte, si è alzato di molto, quindi gli metterei un 85. Di dribbling 81. Di difesa, che è il suo punto forte, 96. E di fisico, raga, come fate a non dargli 99, dai? Attorno. Zanzara muore. Ah, Zanzara. Vabbè, non fateci giocare a questo. E comunque Koulibaly, eccolo qua, 93, con la sua bella carta. E lo so che non sto mettendo più il custom champ style, soltanto perché non ci voglio più di metterlo. E per questo passiamo avanti. Secondo difensore centrale, Leonardo Bonucci. Qua non ho proprio da dire, ragazzi, perché posso dirvi soltanto che se la merita. Quindi andiamo a mettere la carta TOTS. Quindi gli mettiamo un bel rating, 43, sì. Poi gli mettiamo di velocità un bel 80, già abbiamo di 7. Di tiro, con le bombe che tirate fuori, raga, come fate a non mettere un 85? Passaggio, passaggio 83, vai. Dribbling 81. Difesa 95. Fisico 98. Ok, quindi carta della Juve. E continuiamo. Ragazzi, terzino destro. Non sapevo chi mettere, allora ho messo lui, Isai, del Napoli. Ovviamente perché proprio, sì, sentivo che se lo meritava. Però non sapevo anche chi mettere, quindi rating 80, 88, vai. Tots Gold. E gli andiamo a modificare la roba. Quindi velocità, quella velocità di sai, raga, 88. Tiro, il tiro, 52. Passaggio, 83.
Dribbling 77, difesa 81, fisico 8. Non è una carta molto forte, ma comunque buona. Se la volete prendere sul mercato, poi se veramente ho azzeccato le carte che ho azzeccato, ovviamente registrerò e fatemi sapere quale carta secondo voi ho sbagliato. Beh, sicuramente sai. E quindi passiamo avanti. Ragazzi, prossima carta. Centrocampista centrale. Il posto va a Marek Hamšík. Perché, ragazzi, perché è stato uno dei migliori della stagione, a parte il calo contro il Sassuolo, tanto altro. Quindi andiamo a mettere subito la carta Tots. Un bel rating 90. Anzi no, sai, 95 di rating. Non vado ad esagerare. E quindi ci diamo 86 di velocità. Wow, ma il tiro, per quel tiro che ha fatto contro la Juve, io direi 97. Passaggio 96. Dribbling 94. Difesa, eh sì, vai, ci sta 85. E fisico 88, vai. Ragazzi, questa carta è una vera bomba. Se la trovate, prendetela così come ho fatta io. Quindi passiamo avanti con la prossima carta. Prossima carta, Miralem Pjanic della Juventus. Ho scelto lui perché mi sembrava più adatto a questo posto. E per questo, secondo centrocampista centrale, rating 92, carta Tots Gold. Sto quanto quindi, velocità 83, tiro fisso, passaggio, dribbling, dai, un 87, sì, per quell'azione che c'ho in mente ora, sì. Un bel 70 di difesa e di fisico, 72. Non vado ad alzare maggiormente. Questa è la carta di Miralem Pjanic, ma ora passiamo agli esterni. E abbiamo la carta di Insigne come esterno sinistro. Perché Insigne è partito male, sì, nelle prime partite. E però, se andate a vedere, dalla partita dell'Udinese in poi è sempre salito maggiormente. Infatti che in poche giornate ha superato i 15 gol. E sì, mi sembra buono, perché comunque può ancora crescere. Può essere ancora più decisivo. Quindi io andrei a mettere un bel rating 93 anche a lui. Carta Tots subito. E senza indugio gli andiamo a mettere un 98 di velocità. E quel pallonetto che ha fatto a Viviano, no, non era, era acqua a Pugioni. Uomo, mi ha fatto sognare. Quindi tiro, gli andiamo a mettere sul 90. Passaggio, gli assist di Insigne 95. Dribbling 98. Difesa 42. Anzi, per quello che ha fatto contro l'Italia, raga, 50, basta. Fisico è un 76. Questo, ecco la carta di Insigne. Ma ora passiamo alla vera sorpresa. L'esterno destro. Prossima carta, la vera sorpresa del campionato, Andrea Conti, che si può andare anche a far giocare sul ruolo di attaccante destro, che comunque ha segnato dei bei gol, devo dire. E questa carta, 87, così, perché già era un 74, il giro potenziava già abbastanza, gli andiamo a mettere un 80 di velocità. Guarda che non ha più manco sui capelli, è biondo ora. Tiro 67. Passaggio 80. Dribbling 85. Difesa 82. E fisico 77. Quindi non è una carta chissà come, ma è buona. Avvia appunto mio. E passiamo alle ultime due carte. Le sostituzioni non ve le faccio vedere. Dries Mertens è arrivato secondo nella classifica marcatori del campionato. Come potevamo non metterlo? 95 di overall, per poi non andare a darlo anche a questo ruolo, a questo numero qui. Sì, perché Higuain non è che sia molto di più di lui, quindi dai un bel 98 a Mertens con un 99 di velocità, 99 di tiro,
98 di passaggio, 98 di dribbling, 55 di difesa e 75 di fisico. La carta perfetta. Passiamo avanti all'ultima carta, che vi ho già detto qual è. Eccola qui, Higuain, che andremo a creare. E mi dispiace anche un po', Carl, che non è da diffuso di padre napoletana. Devo dire che non è che mi vada molto quella sta carta, però devo, perché se la merita. Non avrei potuto mettere anche Zego, quindi c'è l'alternativa tra Higuain e Zego. Vedremo FIFA quale metterà. Quindi andiamo a mettere un 85 di velocità, 99 di tiro, 88 di passaggio, 95 di dribbling, 50 di difesa e 98 e 97 di fisico. Quindi qui dovete, vabbè. Ragazzi, con questa carta io concludo qui. Aspettate un attimo che ci vediamo per i saluti alla home principale di Dots. Ho voluto concludere qui, non chiedetemi perché. Comunque, va bene ragazzi, questo video finisce qui. Spero che questo video, diverso dal solito, vi sia piaciuto. Se sì, fatemelo vedere con un bel like. Vi ricordo che a 50 iscritti mi farò i capelli biondi, quindi arriviamo al più presto a 50 iscritti. E ciao.